Al ricetto di Candelo, un borgo storico del 1300 di Candelo appunto, si è tenuta una manifestazione straordinariamente bella dal titolo Primavera al ricetto tra sapori e colori. Sentiamo dagli organizzatori di che cosa si tratta. Chi l'ha organizzata? Allora, la nostra organizzazione è data dalla parte della Proloco, poi noi avevamo il 20 anni di ONAS e i 30 anni di ONAF, assaggiatori di salumi e assaggiatori di formaggi, di cui sono il delegato. Dunque, quanti produttori sono arrivati qui? Sono arrivati diversi produttori all'esposizione qua nel ricetto, poi abbiamo fatto delle serate a tema molto interessanti, perché abbiamo avuto Spigaroli con il culatello di Zibello, abbiamo avuto il Castelmagno, abbiamo avuto il famoso Montebore con Roberto Grattone e abbiamo avuto anche Gioacchino Palestro con l'Oca. Cosa avete organizzato voi nell'interno di queste serate? Allora, all'interno delle serate abbiamo fatto le degustazioni, abbinate a certi vini e sono andate tutte molto molto bene. L'afflusso del pubblico? L'afflusso del pubblico è stato molto interessante. Allora è la prima manifestazione di questo tipo? Esatto, e noi abbiamo puntato molto qua davanti alla mia cantina qua a Ricetto, abbiamo puntato sui prodotti tipici, quindi abbiamo avuto la collaborazione di 2-3 aziende nostre biellesi che hanno dato i loro prodotti e noi abbiamo fatto il piatto tipico per rappresentare il biellese, per farlo conoscere dappertutto. In questi giorni qua a Ricetto abbiamo cercato di far conoscere due prodotti particolari, il nostro Maccagno biellese, ma in particolare la paletta biellese. In tutte queste persone che sono passate dalle diverse zone, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Liguria, nessuno conosceva né il Maccagno, ma in particolare questa paletta che è la spalla del maiale, che è una caratteristica solo esclusivamente biellese. Ma che cos'è questo ricetto di Candelo? Il ricetto di Candelo è il nostro emblema di sicuro, io ci lascio il cuore, ho la mia cantina, sono nato qua a Candelo, sono di origine candelese, ci lascio il cuore in questo magnifico borgo che è del 1300, che è stato uno dei borghi più belli d'Italia. È tenuto bene? È molto tenuto bene, ringraziamo il nostro comune che negli ultimi anni è riuscito a mettere a posto le strade, perché quando ero piccolo io purtroppo qua era una cosa veramente brutta, perché c'erano piante, c'erano rovi, tutto, adesso invece è una cosa meravigliosa.